Buongiorno a tutti, benvenuti in un nuovo video, ben ritrovati. Volevo dare un caloroso benvenuto a tutti i nuovi iscritti, perché ormai siamo veramente tantissimi, 6.700 persone, veramente. Ci avessi pensato qualche anno fa, non l'avrei mai detto, e invece sono arrivata a questo grande traguardo e sono super contenta, perché sono quelle cose che inizi un po' così, no? Tempo di pandemia, non sai bene cosa fare, non si lavora, si è tutti a casa e dici, ma così così mi apro un canale YouTube. E poi arrivi a questi risultati che sono veramente super super inaspettati, ma che mi fanno davvero tanto tanto felice. Comunque, detto ciò, io stamattina sto andando in ufficio. Oggi è lunedì e credo che in pausa pranzo andrò agli Orsi, al centro commerciale, perché devo ancora cambiare la mutandina del costume, quello che avevo preso da The Zenith online, quello color corallo. Non sono ancora riuscito a metterlo, purtroppo, proprio perché non ho la mutandina adatta. E quindi oggi in pausa pranzo farò di sicuro questo cambio, almeno quella roba lì l'ho fatta, perché me la sto portando avanti da troppo tempo. Detto anche che sono stata via lunedì, martedì, mercoledì, è stata una settimana difficilissima questa, veramente impegnativa. E oggi inizia l'ultima settimana di lavoro, finalmente. Le prossime due settimane sarò a casa in ferie, non andremo da nessuna parte perché andiamo in vacanza a settembre, come sapete. Andremo poi a Ferragosto dai nostri amici a Viareggio, e per Antonella che mi chiedeva, saremo sempre ai Bagni La Pia, sì, te lo confermo. Quindi se vuoi passare a farmi un saluto, io sono super contenta. E dicevo, per le prossime due settimane abbiamo in programma un po' di lavoretti da fare a casa, le cose che non riusciamo a fare durante l'anno. Ad esempio, la priorità è di sicuro mettere la zanzariera giù in tavernetta, perché non posso mai aprire le finestre perché si riempie sempre di mosche, zanzare, insetti, eccetera. E visto che anche comunque sotto il livello del suolo la tavernetta, se resta sempre chiusa, rimane sempre un po' di odore di chiuso, non so come dire. Quindi vorrei proprio riuscire a tenere le finestre aperte, quindi uno dei lavori che abbiamo in programma di sicuro è quello. E poi credo che andremo a fare un giro per vedere i portoncini delle due entrate, perché l'anno prossimo abbiamo in programma di cambiarli tutti e due. Sono una di quelle poche cose che ci stiamo trascinando dietro dalla ristrutturazione, che abbiamo lasciato un po' indietro, perché ovviamente non si può fare tutto subito. E quindi nelle prossime due settimane andremo a fare un giretto per vedere un po' anche questa cosa qua. Adesso vado in ufficio e noi ci vediamo poi in pausa pranzo. Pausa pranzo, sono appena arrivata agli Orsi, adesso vado dentro a fare il cambio costume come prima cosa, così me lo tolgo, e poi vado a pranzare. Penso che oggi prenderò della frutta o uno yogurt con qualche cosa, adesso vedo, e poi faccio un giretto, così, tanto per fare un giretto, non è che devo prendere cose. E oggi in strada i pazzi, sono arrivata fino qui per miracolo, perché la gente non è più capace a guidare, io non lo so, veramente non si mettono più le frecce, non si rispettano più le precedenze, si va sempre a velocità supersonica. Cioè, io capisco che la vita è frenetica e tutti abbiamo fretta, però cazzarola, un minimo, veramente. Ho rischiato la vita almeno due o tre volte venendo qua. Comunque, adesso scendo, vado dentro perché sto morendo di caldo e noi ci vediamo poi dopo. Allora, finalmente a casa. Questo è lo slip che ho cambiato oggi. Mi sembra tanto tanto sgambato. Sì, lo so, sono una rompiscatole e non l'ho provato neanche stavolta. Comunque l'ho preso e com'è me lo terrò. Ho sempre preso una M e questo qui, vabbè, al di là del fatto che mi sembra sgambato, ma adesso poi lo provo e vi faccio sapere, posso regolarlo come voglio. Quindi
Perfetto, spero. Allora, vado a ritirare il costume, anzi lo appoggio lì e poi lo ritiro dopo. Qui c'è il letto da fare come sempre, c'è l'armadio aperto come sempre. Allora, ho letto oggi tutti i commenti che mi avete lasciato sotto il post che ho fatto su YouTube. Vi devo ringraziare perché mi sono proprio emozionata. Mi avete scritto delle cose che sinceramente non mi aspettavo. Siete veramente stupendi. Mi emoziono ancora adesso. Chuck si gira, questa è la 40ª volta che rifaccio questo pezzo perché devo trovare le parole giuste e non voglio dire cose fuori luogo. Dicevo che non è tanto quello che questa persona ha chiesto, ma il modo in cui l'ha chiesto. Allora, nell'ultimo video, prima di filmare, io di solito in generale mi preparo, mi trucco, due cose devo dirvi. In generale, per fare i video mi preparo sempre, mi trucco, non faccio mai un video struccato, a meno che non sia proprio una clip velocissima del mattino quando mi sveglio e faccio il caffè. L'altro giorno è arrivato mio papà a casa e stava andando in piscina e io ovviamente ero struccata e lui mi ha guardato e mi ha detto: ma Stefi, ma cos'hai sul viso? Cioè, mio papà non si è mai accorto che io avevo le macchie in viso. Questo per dirvi che io appena mi sveglio, giusto il tempo di fare colazione, e mi vado a truccare perché non mi sento di stare struccata, ma non per qualcosa, è una cosa mia. E nell'ultimo video ho proprio detto: ma sai cos'è? Ma chi se ne frega? Tanto la gente che mi conosce lo sa perfettamente come sono. Chi non mi conosce lo scopre adesso. Era da un po' che non mi arrivavano più commenti di questo genere e quindi non lo so, ero presa da questa cosa del chi se ne frega, va bene così, sono così e non mi importa. E proprio in quel momento è arrivata questa domanda fatta in questo modo del cavolo, che mi ha fatto pensare e dire: porca miseria, ma la gente davvero mi vede così? Cioè, mi vede con i graffi in faccia? E magari io non ci rimango poi così male, o magari sì, ma ci sono persone che davvero di fronte a una domanda del genere, di fronte a un commento fatto in questo modo, patiscono veramente tanto, ne soffrono. C'è gente che fa cose gravi di fronte a queste cose, quindi porca miseria, basta davvero poco per parlare nel modo giusto, chiedere le cose nel modo giusto, senza andare a urtare i sentimenti delle altre persone. La frase che ripeto sempre, l'ho già detta in un sacco di video, ma magari per chi mi segue da poco non la sa, che mi piace tantissimo dire, è: quando si entra nella vita degli altri bisogna sempre farlo in punta di piedi, perché sono cose talmente delicate che bisogna farle in un certo modo. E questa domanda fatta in quel modo lì non è stata una bella cosa per me, ecco. Devo dire che questo è un po' il punto di questo post che ho fatto oggi, ma sono contenta di averlo fatto perché ho scoperto voi per come siete, per come la pensate, che mi avete scritto, come ho già detto, delle cose che mi hanno veramente fatto emozionare. Chiudo qui e vado giù. Mi avete chiesto di farvi vedere i prodotti che utilizzo per fare il semipermanente. Siccome anche su Instagram qualcuno me l'ha chiesto, ve li faccio vedere in questo video, perché è inutile che vi lascio sotto i link con i codici, i numeri eccetera, ve li mostro i prodotti che utilizzo così li vedete. Allora, per cominciare, dopo aver limato l'unghia e averla sgrassata, vado sempre ad applicare il deidratante, questo qui, Nail Prep. Questo qui è di Passione Unghie, è nella versione mini, perché quella grande costava troppo, quindi ho preso quella mini, adesso l'ho finita e ricomprerò quella mini. Quindi il primo passaggio che faccio è questo deidratante, dopodiché vado a utilizzare il primer. Questo qui l'ho preso su Amazon, un primer non acido qualsiasi, va benissimo. Se pensate che diverse marche di prodotti tra di loro non vadano bene, vi sbagliate, è una cosa che dicono le case produttrici per andare a invogliare la gente a comprare i prodotti tutti di una stessa marca, ma non è assolutamente così. Quindi primer preso su Amazon,
Poi io cosa vado a fare? Visto che ho le unghie molto molli, vado a fare un po' di spessore con questo evoluto, questa è una base di estrosa. Quindi vado a fare un passaggio con questa, un po' più spesso, come dire, ma non troppo, perché non vogliamo delle unghie che facciano pena. Quindi il giusto per dare un po' di spessore, che non si rompano e non si pieghino. E poi vado ad utilizzare lo smalto che più mi piace. Gli smalti che mi avete visto utilizzare nei video sono questi. Allora, quello di Estrosa Peonia, questo è un viola peonia veramente bellissimo. E poi il rosa dell'ultimo video è questo qui, di Passione Unghie. Se trovo il tacco è ancora meglio. Questo qua. Così. Ok. E poi cosa ho usato ancora? Questo rosso anche. Lo Scarlet, sempre di Estrosa. Questi sono i prodotti che ho utilizzato nei video che avete visto ultimamente. Nel frattempo è finita la batteria. Stavo dicendo che su Amazon poi ho preso una confezione di questi mini smalti, che sono veramente molto belli, tutti colori pastello, pagata tra l'altro pochissimo, tipo 19 euro, ma sono una ventina o qualcosa così. Se trovo ancora il link ve lo lascio qui sotto. E questi qui sono veramente ottimi. Comunque, di fatto tutti i prodotti, bene o male, sono buoni. L'importante è fare i passaggi giusti. Per ultimo il top coat, questo qui di Estrosa, che voglio finire assolutamente perché fa veramente schifo, nel senso che non lucida assolutamente. Quando lo mettete in lampada, sì, appena togliete le unghie è lucido, ma nel giro di un'ora diventa una schifezza, e anche lasciandolo più spesso, passandolo più volte, fa comunque pena. Quindi devo assolutamente cambiare prodotto, ma devo aspettare prima di finire questo, perché comunque non voglio sprecarlo, non voglio andarlo buttare. Comunque, in generale, Estrosa, Passione Unghie o un po' quello che capita, che tanto alla fine un prodotto vale l'altro, perché la formulazione di base più o meno è la stessa. Detto ciò, adesso poso queste cosine delle unghie. Entrando, ho visto che ci sono un po' di pacchettini arrivati oggi da Amazon, credo. Uno è il detersivo lavastoviglie, che ho preso in offerta, quello di Pril, due flaconi a 6,50 euro, mi sembra, e li ho presi su Amazon, sono sicura che un pacchetto è quello. E poi ci sono altri due pacchettini, e uno dei due secondo me è una cosa che aspettavo mercoledì e che spero sia arrivata invece oggi. Adesso vado ad aprire, così vi faccio vedere cosa mi è arrivato. Speriamo. Allora, primo pacchettino sono questi due cinturini che ho preso su Amazon per questo orologio. Questo qui è il Personwear, ve ne ho parlato in qualche video fa, una collaborazione, e in tanti mi avete chiesto: ma ci sono i cinturini intercambiabili per questo orologio? Io ho chiesto all'azienda, ma mi hanno detto che al momento non ci sono. Io sono andata a vedere un po' su Amazon, perché mi piace smanettare. Ho preso la misura della larghezza del cinturino, che sono 22 mm, pardon, e ho cercato dei cinturini che potessero andare bene per quella misura lì, e ho trovato questi qui. Adesso vi lascio il link qui sotto. Ce ne sono diversi tipi, diversi colori, migliaia di colori. Io l'ho preso bianco e nero, e adesso vado poi a vedere se, anzi lo guardo subito se ci sta, così ve lo dico in diretta, così almeno lo vediamo insieme. Tanto si tolgono e si mettono molto facilmente, vedete? Qui c'è questo pulsantino che si tira indietro così e si stacca il cinturino. Vado a mettere quello bianco. Aspettate, se riesco a capire come si apre. Ok. Quindi dovrebbe andare messo così, poi si tira indietro la linguettina e si va a fare il click. Voilà! Ta-da! No, sono troppo contenta, è perfetto.
Adesso vado a togliere anche questo, così me lo metto subito. Quindi tengo il bottoncino così, infilo una parte e vado a infilare poi l'altra. È un po' faticoso, ma ce la farò. Aspettate. Perché lo sto mettendo al contrario, no? E quindi perché non entri? Cioè, sei entrato di là, devi entrare anche di qua. E voilà! Ta-da! E questo qui si allaccia poi in questo modo. Quindi si va a trovare il buchino e poi si infila all'interno. Io ho il polso di un neonato e quindi faccio 5 giri praticamente. Ok, rimane così. Veramente molto molto bello. Sono stra contenta. Anche se fosse stato un pelo più corto sarebbe stato anche meglio. Aspettate che lo allargo un po'. L'altro pacco, come vi ho detto, ha i due detersivi lavastoviglie che sono questi qua. Ma questo è il pacchettino che mi interessa. Adesso lo apro. Ta-da! Sono proprio loro. Sono bellissime. Magari tolgo gli occhiali dalla testa. Sono la persona più felice della terra. Aspettavo le mie nuove ciabattine. Mercoledì. Oggi è lunedì. Sono arrivate e ce le ho nei piedi. Sono troppo troppo felice e sono troppo comode, sono leggerissime, poi dentro sono di feltro, quindi sono, cioè, impossibile che facciano male ai piedi. Bellissime. In più mio marito mi ha appena detto: vabbè dai, visto che per il compleanno non ti ho ancora regalato niente, perché non sapeva cosa prendere, volevamo prendere gli sdraio fuori, ci abbiamo messo un secolo per capire quali, come, alla fine non abbiamo preso niente. Gli ho detto: vabbè, senti, poi vediamo, quando mi viene in mente qualcosa te lo dico. E mi ha detto: guarda, te le regalo io. Ho detto: no, ascolta, facciamo così, queste me le sono prese io, tu me ne regali un altro paio, perché vorrei prendermele anche nere, però aspettavo prima di averle nei piedi per capire se mi facciano male, se mi danno fastidio. Saranno veramente comodissime come tutti dicono, e vi assicuro che veramente sono comodissime come tutti dicono. Adesso vado a vedere Ale come mai grida, perché sembra che lo stiano torturando, e poi vado a preparare la cena. Però sono felice, felicissima. Salve. Allora, sono passate un bel po' di ore dall'ultima clip. Abbiamo cenato, pulito la cucina, abbiamo guardato stasera Le Iene. Era molto interessante, devo dire. E adesso siamo venuti su perché sono 10:30 e andiamo a fare la nanna. Perché Ale è molto stanco, ma io ancora di più. Non è vero, io sono più stanco di lei. Sì, stasera mi sa di sì. Comunque, vi salutiamo, vi auguriamo una buona notte e noi ci vediamo al prossimo video. Buonanotte. Io sto già dormendo. Anche io adesso vado a dormire. Ciao. Oh.